Buongiorno, buona domenica ed eccoci col segno dei pesci, ultimo dei segni di questa settimana, ultimo ma non ultimo chiaramente, ultimo per elenco, ma questa settimana uno dei segni invece più quotati in quanto ha due dei pianeti importanti, Nettuno e Giove, nel suo segno, mentre nel Cancro, nel segno amico, gemello, abbiamo il Marte, tra l'altro mercoledì entra Venere, quindi mercoledì o giovedì, non mi ricordo quando è, il 2, mercoledì, sì, entra Venere, per cui praticamente segno dei pesci bello forte, belli tosti, tutti i segni d'acqua questa settimana. Invariati gli altri segni, bene o male, quindi con Saturno retrogrado in acquario, con i segni di fuoco completamente sguarniti, con Mercurio retrogrado in gemelli che perde, abbiamo detto venerdì, mercoledì Venere che passa in Cancro, dopodiché abbiamo Urano in Toro. Mi pare di averli detti tutti, se mi sono scordata qualcuno, ok, non fa niente, significa che non doveva essere nominato. Andiamo a vedere questi segni, questi pesci. Vi ricordo che l'oroscopo è valido per il sole, quindi se siete proprio del segno dei pesci, se avete l'ascendente in pesci, se avete la luna in pesci, qualcuno usa anche la Venere, come preferite, potete anche averlo per la Venere. Ok, andiamo a vedere. Energia interna dei pesci questa settimana dal 31 di maggio al 6 di giugno. Il mondo al contrario. Energia esterna. Il carro. Energia della settimana e sfida della settimana. Allora, l'energia interna, il mondo al contrario. Avete voglia di chiudere qualcosa, avete voglia di chiudere un ciclo, avete voglia anche di comunicare poco, devo dire. Comunque c'è proprio un ciclo che si chiude questa settimana, quello che voi avvertite, perché questa è la vostra energia. Dentro di voi si chiude qualcosa. E soprattutto, secondo me, molti di voi avranno anche delle difficoltà di comunicazione, ma andiamo a vedere. Essendamente invece c'è un carro, essendamente c'è una situazione che si apre, cosa si è girato? Una situazione che si apre, una situazione che si svolta, un allontanamento, un cambio di direzione, un cambio di nazione, di regione, di città, di lavoro, un qualcosa che prende, non dico quota, ma che si muove assolutamente, un capovolgimento, uno sconvolgimento più capovolgimento, uno sconvolgimento di un qualcosa, un movimento rapido, un movimento, un trasferimento anche. Andiamo a vedere. Un viaggio, per esempio. Andiamo a vedere questo mondo al contrario. Allora, non posso dire che si chiudono le comunicazioni, anzi, le comunicazioni si aprono, e come se si aprono, anche in maniera abbastanza veloce. Qui forse si chiude un ciclo, qui forse si fa i conti con la vostra intraprendenza, pure si chiudono effettivamente delle comunicazioni, dopo uno scambio veloce di comunicazioni qualcosa si chiude, sì, tutto si può, dentro di voi, questa è un'energia che è dentro di voi comunque, è come se dopo tanto comunicare in qualcosa che vi appassiona, con qualcuno che vi appassiona, smetteste improvvisamente di comunicare, voleste mettere un taglio, avete voglia di chiudervi in voi stessi, ho la sensazione. Vediamo. Vediamo questo carro invece. Questo carro di che ci parla? Questo carro ci parla di un di qualcosa che si modifica, di un viaggio, di uno sconvolgimento, di un trasferimento, di un movimento in ogni caso, ma che crea grandi conflitti, che crea un forte disequilibrio, si deve lasciare qualcosa che si ama. Qui c'è una situazione conflittuale che va riequilibrata, si riequilibra con questo trasferimento, con questo viaggio, con questo
movimento, però è un movimento a lasciare qualcosa che si ama, qualcosa che finora si è investito, può essere un lavoro come può essere una persona. Andiamo a vedere adesso la settimana dei pesci. Finora è abbastanza ambivalente, da una parte c'è una chiusura delle comunicazioni, dall'altra c'è, sì, c'è sempre questo allontanamento in atto, ma c'è anche tipo un viaggio, un cambiamento drastico, ecco. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. L'appeso, qui c'è qualcosa che si protrae da tempo. Lunedì, equilibrio, abbiamo parlato di equilibrio. C'è bisogno di rimettersi un attimo in equilibrio, c'è bisogno di. E questa carta qui che ci fa? La torre. Vabbè. Significa che doveva essere me stesso. Allora, c'è bisogno di rimettersi in equilibrio. C'è bisogno di dare quanto si è avuto o di avere quanto si è dato, eh? Ma io ho una giornata un po' così, vediamo. Ah, ma proprio con le comunicazioni non ne volete sapere niente, c'è da fare una scelta. Ma questa scelta per riprendervi il vostro equilibrio vi porta a chiudervi proprio, a chiudere una situazione, delle comunicazioni. Vi siete intestarditi che dovete chiudere le comunicazioni. Qua c'è comunque qualcosa che vi spinge a guardare oltre. Spesso questa è una carta che indica qualcuno che spia. Io invece penso che sia qualcuno che vuole vedere oltre. Secondo me vi chiudete un attimo per fare una scelta, ma perché volete vedere oltre. Se c'è una situazione in cui non vi sentite equilibrati e avete bisogno di chiarire quello che c'è intorno, perché alla fine gli animali, questi rapaci come il gufo e la civetta, sono animali capaci di girare la testa, quindi di vedere anche intorno a loro quello che c'è intorno a voi, quello che non vi è chiaro. Martedì col matto, martedì in cui c'è tanta voglia di mettere tutto in discussione, ancora il 6 di denari, ancora questo equilibrio, si ritenta, si ritrova l'equilibrio. Tra l'altro, entrate in una grande, in una logica, in una energia di logica, di raziocinio, l'energia della regina di spade, quindi se, di un segno d'aria come l'acquario, bilancia e gemelli. Ma non è quello. Entrate in questa energia, volete investire, volete credere in qualcosa, volete investirci in questo qualcosa, volete cominciare da capo, zero, volete buttarvi così e cominciare da capo. Mercoledì i padroni la fanno, i sentimenti la fanno da padrone. Ma sono sentimenti in cui si alterna un grande dolore a una grande gioia. È come se non riusciste a trovare l'equilibrio. È una settimana abbastanza disequilibrata, devo dire, per i pesci, almeno così comincia. Non riuscite a trovare l'equilibrio tra il pensiero di questo amore, di questo vostro essere innamorati, di questa vostra generosità nel darvi, che vi causa un grande dolore e contemporaneamente una grande gioia, una grande voglia di qualcosa di appagante, di appagante. Ecco, direi che mercoledì vi rendete conto che volete di più. Volete di più da qualcuno, da qualcosa, probabilmente qualcuno che è più piccolo di voi. Da qualcuno, da qualcosa, e questo vi renderà abbastanza insofferenti, abbastanza sofferenti e insofferenti, tutte e due le cose. Giovedì si ritorna a marciare, si ritorna con un po' di sprint, si ritorna a costruirsi la strada. Ci si mette di buona lena a cercare di capire dove si deve andare, si lascia la sponda, a questo punto ci si incammina, nel senso si lascia il certo, si lascia dove si è stati fino ad adesso, si
si costruisce un nuovo percorso. Ecco, questo è quello che mi viene da dire. Giovedì, venerdì. Qualcuno fugge e qualcuno acchiappa. Ecco, non è esattamente una settimana in cui i sentimenti la fanno da padrone, cioè la fanno da padrone ma in senso negativo. Tre di spade qua con gli amanti. Qui voi volete qualcosa di più. Qua voi volete qualcosa di più da un rapporto. Tre di spade, ma non. Ci soffrite tanto pure per questa cosa. Ci soffrite tanto per questa cosa, ma. Uno dei due insegue, l'altro scappa, in questo rapporto, anche se tutti e due forse dei sentimenti, ma uno insegue, l'altro scappa. Vediamo sabato. Interessante, interessantissimo, 4 di bastoni e 4 di bastoni. Interessantissimo, qua c'è qualcuno che ama, ma che ama perché è destinato ad amare, eh? 4 di bastoni e 4 di bastoni. Qualcuno che vuole qualcosa di fisso, ma perché è destinato ad amare? Qualcuno che vuole portare un messaggio. Stessa carta, ragazzi. Queste sono carte molto belle invece. Molto belle. Si è destinati ad amare qualcuno, ma nello stesso tempo questa è una situazione che fa stressare, che è pesante, che ci fa anche allontanare, anche se ci si rende conto di avere veramente di essere noi gli artefici del nostro destino in questo caso. Anche qui le comunicazioni veloci, una settimana molto particolare questa dei pesci, devo dirlo. Ci si alterna, da una profonda chiusura, proprio poca voglia anche di comunicare, a un'apertura, però c'è questo senso di malessere, dove c'è tanto amore c'è, altrettanto dolore c'è, e si vede sia mercoledì che sabato, no, che venerdì, tanto dolore c'è, tanto amore c'è, tanto dolore c'è. Più ci si rende conto di essere innamorati, più ci si addolora in questa storia. Si ha la sensazione che bisogna lasciare andare, proprio lasciarsi andare tutto alle spalle. C'è comunque qui qualcosa di molto particolare. Due, quattro di bastoni. Quattro di bastoni è la cosa seria, un rapporto stabile, più essere un rapporto molto stabile. Per qualcuno si tratta di fiamme gemelle, ma non ho altre carte che me lo dimostrino. Però sicuramente un rapporto stabile particolare, molto forte. Qui c'è anche l'uomo innamorato e il paggio innamorato, il paggio che vuole venire incontro, ma che cespita in certo qual modo, che non sa come mostrarsi, con che parole farsi avanti. Anche qui, si ha voglia di comunicare anche in maniera rapida, però. Alla fine si preferisce il silenzio, si preferisce trattenere tutto, si preferisce. Però si sa che si è in grado di cominciare da capo. Si vive la settimana con la sensazione di essere in grado di cominciare da capo, anche se dopo essersi chiusi molto in se stessi, eh. Allora, vediamo qual è l'energia di settimana per i pesci. L'eremita al contrario, manco a dirlo. Qua c'è una persona che si rinchiude in se stessa per capire dentro di sé le cose. La volontà proprio di richiudersi in se stessa, le difese molto alte. La voglia di muoversi, di comunicare, le difese alte, la voglia di muoversi, di comunicare verso una persona che ci appare bella, che ci appare darci tutto, ma c'è un neo in questa situazione e noi dobbiamo andare a capire questo neo, dobbiamo andare a fare chiarezza su questo neo. Siamo chiusi dentro la chiarezza di noi in questa settimana e l'ho visto, c'è tanta chiusura. Energia è matta al contrario, che vogliamo che. Dobbiamo superarla però questa cosa di non sapere dove andare, che fare e fermarci, eh? Qui bisogna mettersi in moto, lentamente, ma bisogna mettersi in moto. O almeno procedere lentamente ma mettersi in moto improvvisamente. Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Qui c'è da procedere molto lentamente, ma non chiudersi ancora. Procedere.
ritrovare l'equilibrio in maniera lenta, si ritroverà l'equilibrio piuttosto lentamente. Dobbiamo superare però questa tentazione di chiuderci o di buttarci allo sbaraglio perché non ce ne frega più niente, di far crollare tutto. Dobbiamo proprio smettere, dobbiamo superare, la sfida è superare questa voglia di far crollare tutto. E invece procedere per gradi, lentamente, cercare di ritrovare un equilibrio dentro di noi o dentro il rapporto a una situazione. Ok pesci, questa era la settimana, niente di eclatante, tranne che non fosse per tutti questi vostri rinchiudervi in voi stessi, questa vostra ricerca della verità estrema. Allora, andiamo a vedere adesso, cioè niente di eclatante per modo di dire, è eclatante questa settimana, perché si sta cercando di capire, si sta cercando di andare oltre, si sta cercando di superare delle situazioni, si sta cercando di trasformare la propria vita, e il che non è facile, non è facile mai. Andiamo a vedere adesso qual è la carta degli sciamani per quanto riguarda i pesci. Che cosa ci dicono gli sciamani? Il potere della guarigione nasce dall'amore. Questo a fondo mazzo, vediamo cosa ci dicono però. A parte che il potere della guarigione nasce dall'amore, abbiamo anche una persona qui, c'è qualcuno che si mostra diverso da quello che è da un punto di vista spirituale. Qui c'è bisogno di comunicare in maniera corretta, qui c'è un errore di comunicazione. È come se quotidianamente le comunicazioni fossero a livelli diversi, non si equilibrassero. Ecco, a proposito di quella carta dell'equilibrio, non si equilibrassero. Guardate queste due figure, questa è una persona d'affari, eccetera, eccetera. Questo qua è stanno comunicando attraverso lo spirito, se ci fate caso, però alla fine, tra l'altro una persona che va al lavoro è una persona che quotidianamente si mette, che ripete questa routine quotidiana. Alla fine queste persone comunicano attraverso il livello spirituale, perché fra di loro sono così diverse. Qui c'è bisogno di trovare un equilibrio in questa comunicazione quotidiana, così dice il libretto. Perché mi sono abbassato anche del libretto per questa carta, ve lo dico. La chiave di un problema si nasconde nel quotidiano, nella percezione del quotidiano, nella comunicazione. Quindi studiate bene il vostro quotidiano, soprattutto nel vostro modo di comunicare. Lì questa settimana troverete una chiave fondamentale, che è la chiave del problema che questa settimana vi verrà, si sottoporrà alla vostra attenzione, verrà sottoposta alla vostra attenzione, o che voi esaminerete. Quell'eremita, al contrario, mi dice che voi siete nell'energia di qualcuno che vuole capire meglio, ok? Che vuole chiudersi per capire meglio, vuole chiudere le comunicazioni con l'esterno, vuole rinchiudersi dentro di sé, ha una visione e con quella va avanti, senza ascoltare il resto. Ok, questi sono i pesci questa settimana. Se vi è piaciuto questo oroscopo mettete un like, se vi siete ritrovati iscrivete nei commenti, se volete iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, sarete sempre avvisati dei prossimi video. Io per questa settimana vi saluto, ci vediamo alla prossima, bye bye!